Quante volte vi è capitato di leggere commenti del tipo «Ah, ma la sigla di questo cartone non l'ha fatta solo Cristina D'Avena?» Di voi, giovani virgulti che siete nati quando il sottoscritto iniziava già a fare domande all'INPS per la pensione. O a me sta cosa che alcuni di voi sono nati nel 2000 agita parecchio. Oppure, care carampane mie coetanee, che rimanete basite nell'apprendere che c'è gente che non considera Lady Oscar solo quella proprio nascosta nella grande stanza del re cantata da Clara Serina, ma conoscono solo quella di Cristina D'Avena. Insomma, sigle di ieri e sigle di oggi, dello stesso cartone. Per molti una cosa positiva rinnovare sigle di anime di 30 anni fa, magari ridoppiati con voci e nomi tragicamente italiani come Orietta, Francesca, Giancarlo e Matteo, ma altri la vedono come un'onta che deve essere lavata con 12 litri di estate e 8 maremoti di Nettuno e ancora ne avanza, quindi tenete pronte anche una dozzina di rapsodie acquatiche. Ma cos'è meglio? Le varie mele verdi, Cavalieri del Re, Rocking Horse o Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, Enzo Draghi e compagnia? Ecco pronto il video nel quale il mio contributo è praticamente nullo, perché devo ringraziare l'ineffabile Paolo Soldà che mi ha dato lo spunto e un foglio Excel con decine di esempi, e poi il consueto ringraziamento a Santa Lilletta da Milano, protettrice degli analfabeti digitali, per tutte le schermate introduttive che io non saprei fare. E ora la palla passa a voi, chi preferivate. Ecco qui un po' di spunti, poi se la cosa piace più avanti magari arriva un nuovo video con altri anime, altrimenti cancellate questo. Pronti? Via! Passi tu, oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere, padre che sei tu. Lady Oscar, Lady Oscar, nell'azzurro dei tuoi occhi c'è l'arcobaleno. Lady Oscar, Lady Oscar, chi lo sa se un giorno poi tu la attraverserai. Sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto. Lupin, Lupin, incorreggibile. Lupin, Lupin, inafferrabile. Lupin, Lupin, ineguagliabile. Ali si allena, tirando i rigori. Benji si allena, parando i rigori. Sembra partite, si allenamenti. Olli un cannoniere, Benji un grande portiere, Olli e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere, attaccare. Invincibili guerrieri, valenti condottieri, votati anime e corpo a Lady Isabel. Per diventare sono i cavalieri dello zodiaco che E dunque chi preferite, rompo io il ghiaccio tra le sigle vecchie, voto per Lady Oscar, Mimi, Candy e ovviamente la fisarmonica di Lupin. Olli e Benji, ammetto che due sportivi, due ragazzi per il calcio sono pazzi, o fatti, non ho mai capito, non mi ha mai entusiasmato molto, quindi preferisco quella nuova. Per quanto riguarda i cavalieri, beh, sono i cavalieri dello zodiaco, quindi rimango fedele al hanno nomi importanti, sono grandi forti eroi, anche se per l'importanza di questo nome mica ho capito da dove derivi. Sì beh, oddio, ti chiami come un'intera costellazione mirabolante, mica sono Stefano Piffer della costellazione della Betoniera, da cui prendo la forma. Lo senti il cosmo bruciare dentro di te?